Mister Floris, qual è l'emozione dopo una partita pazza del genere con una vittoria ottenuta al 99esimo per 4-3 sull'Imperia? Ma sono ancora un po' scosso da quello che comunque è successo, una partita sicuramente pazza. E prima di iniziare a parlare del campo, devo dire grazie alla città di Varese perché questa partita qua l'abbiamo vinta con il cuore, ma il dodicesimo uomo ci ha aiutato a vincerla, perché veramente oggi lo stadio ha spinto tanto. Come avevo chiesto ai ragazzi e al pubblico, è arrivata perché veramente quella spinta là, quando le gambe iniziano un pochettino a mollare e la spinta così del pubblico ti dà una forza in più e questa vittoria qua veramente dobbiamo dedicarla a tutti, ai nostri tifosi perché sono tanti e veramente quelli che vengono allo stadio tifano con il cuore, noi lo sentiamo. Perciò grazie a tutti. E parlando della partita, è stata una partita un po' pazza perché siamo partiti molto bene, abbiamo fatto un bellissimo primo tempo dove abbiamo fatto gol e abbiamo rischiato di fare il secondo gol in un paio di situazioni, dopodiché abbiamo subito il pareggio e con grande spirito siamo di nuovo andati a riprenderla, abbiamo di nuovo fatto gol, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo addirittura sfiorato il 3-1. Siamo stati sfortunati sul palo di Valagusa, su quel tiro al 45esimo che poteva magari mettere in grande discesa la partita. Nel secondo tempo siamo partiti di nuovo bene, poi siamo un po' calati dalla parte sinistra dove abbiamo subito due o tre incursioni. L'Imperia è una squadra che, come dicevo in precedenza, non molla mai, una squadra che lavora in maniera sporca, ma sporca non lo dico per offendere, ma lo dico nel senso che lavorano tanto sulle seconde palle, credono su tutti i palloni, arrivano sempre a raddoppiare, è molto difficile da affrontare questa squadra e se abbassi un pochettino la guardia e ti distrai un attimino, rischi di subire. E così è stato, però questo Varese ha un grande cuore, un grande spirito. Abbiamo provato a cambiare un po' le carte in tavola per cercare di recuperarla e poi a un certo punto, credimi, avrei preferito perdere, ma volevo vincere a tutti i costi perché abbiamo finito poi con 5-6 attaccanti, ma sentivo la spinta del pubblico, io lo dovevo, sicuramente abbiamo rischiato magari un paio di frangenti sul tre pari, ma poi alla fine veramente ci abbiamo creduto ed è arrivato. Poi onestamente un po' ce lo meritiamo perché se guardiamo la prestazione di mercoledì avremmo dovuto portare il bottino pieno in casa e a casa e nella prima partita è successo di tutto e poi fortunatamente posso raccontarlo perché se no sembrava che mettessi un po' le mani avanti, ma oltre ai già i problemi che abbiamo non avevamo a disposizione stampi, che in questo momento è un'alternativa, mi dà alternative importanti. Avevamo preparato la partita con un altro 2005 che stamattina aveva la febbre, perciò ho dovuto ridisegnare tutta la formazione all'ultimo e abbiamo tirato dentro Marangon, che è un nostro giocatore della società. Credo molto in questo ragazzo, credo che abbia fatto anche un'ottima partita all'esordio, non era facile, perciò gli faccio i complimenti. Però, nonostante tutto, alla fine erano i 3 punti che contavano e siamo riusciti ad ottenerli. So che c'è una dedica particolare che volete fare. Sì, beh, ieri siamo stati all'ospedale. E del Ponte dove siamo andati a trovare i ragazzetti che purtroppo sono meno fortunati di noi. Questa è una dedica speciale che facciamo a loro. Come ho detto ai miei ragazzi prima della partita, ieri ho capito tante cose, nel senso che ci sono delle difficoltà fuori che
che vanno ben oltre, ci sono ragazzi che poverini non possono avere questa fortuna di fare sport, di divertirsi e di sognare, ecco. Perciò dobbiamo ritenerci fortunati e quando abbiamo questa grande opportunità dobbiamo godercela a 360 gradi.